Ciao, amore mio, buongiorno. Buongiorno, chiacchierone. Sì, lo so, è la crema che ti piace tanto. Ciao, amore mio. Il mio batuffolino, tutto morbido? Sì, tutto morbido? Sì, tutto soffice. Da notare, ragazzi, questo è il grattino, tiragraffi, come volete chiamarlo, che sto buttando via perché l'hanno letteralmente disintegrato, come potete vedere, ma gliene ho già preso uno nuovo, montato, ci ho messo una vita, insomma ci sono riuscita al 99%, a parte questo pezzetto che non ho ben capito come fissare perché, vabbè, e però tutto il resto, insomma, il grattino è pronto, molto più grande dell'altro, molto più bello dell'altro, pensate che se lo filino? Assolutamente no, vanno entrambi su quello che oggi porterò giù, perché domani c'è la raccolta dei rifiuti e quindi oggi lo porto via, gatto Denver, poi avrai solo quello nuovo, io te lo dico. Sì. Qui naturalmente c'è anche gatta Stellina. Buongiorno. Buongiorno. Saluta tutti i tuoi fans, gatta Stellina, che anche tu hai tanti fans. No, oggi chiacchieriamo. Oggi chiacchieriamo, gatta Stellina. Sì? Buongiorno. Buongiorno a te, signora Stellina. Ha già fatto la pappa, quindi è felice. Felice e contenta. Buongiorno. ASMR in diretta, ragazzi. Quanto sei cicciona. Bonjour anche da parte mia, ragazzi. Oggi è domenica. Ho dormito fino a tardi. Ho dormito tipo... Quanto ho dormito? Ma non tantissimo, tipo 8 ore e mezza. Forse 9. Comunque, avevo veramente bisogno di recuperare il sonno, ragazzi. Non so quanti giorni erano che non dormivo 8 ore. Oggi mi sono fatta una mega dormita, infatti è tardissimo. Ma appunto è domenica e oggi me la prendo super, super, super comoda. Ho appena fatto la doccia, vi faccio vedere, visto che ormai è di rito, sparlare del tempo olandese, facciamolo anche oggi. Come potete vedere, fa abbastanza schifo. Sta piovendo. Non so se si vedono le goccioline sul vetro, ma sì, sta piovendo, nuvoli grigi scuri e un bel po' di vento. Questo è il tempo di oggi, ragazzi, autunno in Olanda. Appunto, oggi è giornata relax, l'unica cosa che voglio fare è uscire ed andare a fare un reso che devo fare da Zara, ma per il resto possiamo dedicarci alla skincare, haircare. Riposarci un po' e stare con i gattoni. E a proposito di hair care, ho appena lavato i capelli e adesso vado ad applicare un prodotto che voglio farvi scoprire perché l'ho scoperto da poco ed è favoloso, almeno sui miei capelli è fantastico. Ed è questo, si chiama Hair Radiance Keratin Spray ed è di Freshly Cosmetics ed è appunto uno spray alla cheratina. Come potete vedere, ne ho utilizzato già un bel po'. Già vi avevo parlato di questo brand un po' di tempo fa, però se non sbaglio per prodotti per il viso, per la skincare, mentre appunto adesso mi sono innamorata di questo prodotto per capelli. Come sapete, io amo i prodotti che contengono cheratina, secondo me sono tra i migliori assolutamente in circolazione e adesso vi faccio vedere come lo uso. Ok, scusatemi per l'illuminazione, qui in bagno non è mai ideale perché è sempre luce artificiale. Comunque ho semplicemente lavato i capelli, shampoo, balsamo e poi li ho asciugati con tamponando, sempre mi raccomando mai con l'asciugamano frizionare così sempre tamponare delicatamente, questo è quello che ho fatto, quindi adesso sono umidi. Si applica a una distanza di circa 30-40 cm e vado a spruzzare in questo modo, è molto concentrato quindi non ne serve tantissimo. E insisto sempre di più sulle lunghezze e ancora un pochino di più sulle punte. Adesso spazzolo per bene i capelli in modo da distribuire il prodotto uniformemente, sempre molto delicatamente, specialmente quando i capelli sono bagnati, sono super fragili. Ok,
Ok, ho asciugato i capelli con il phon e questo è il risultato finale. Molto importante questo spray, lo applico sempre prima di utilizzare il phon anche perché è un protettore termico, quindi dovete sempre ragazzi usare un protettore termico anche prima di utilizzare il phon, non solo piastre e arricciacapelli, molto importante, anche se non lo usate alla massima temperatura è pur sempre un getto forte di calore diretto sui nostri capelli, quindi sempre 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 termoprotettore. Anche prima del phon, mi raccomando. E qui sempre con un gattino che non dovrebbe starci sul letto. Mi scusi lei? Qui fa finta di niente. Sì? Cos'è che ci fai qua? Perché stai sempre sul letto? Vabbè, oggi devo cambiare le lenzuola, quindi va bene, va bene. Visto che devo cambiare anche il copriletto a causa tua. Sì, a causa tua, perché continui ad uscire quando fuori è bagnato e poi cammini sul copriletto e lo sporchi. Scusa, va bene, ti perdono, patatone mio, amore mio. Se Gatto Denver mi lascia in pace, volevo menzionarvi sempre dello stesso brand Freshly Cosmetics, altri prodotti che mi stanno piacendo molto. Sono tre prodotti per il corpo, la prima è la Body Flame Firming Cream, questa contiene caffeina ed è un potentissimo anticellulite e aiuta a mantenere l'elasticità della pelle. Poi questo mi piace un sacco, è il Golden Radiance Body Oil. E ne ho usato parecchio, è fenomenale. È un potentissimo idratante in olio per il corpo e si utilizza su pelle disidratata, quindi io vado ad utilizzarlo soltanto nelle zone che ho più secche e si può applicare sia per la cellulite che addirittura per smagliature e cicatrici. E poi altro prodotto che è stata una grossa scoperta per me è il Hyaluronic Energy Body Serum. Come sapete, indosso, cioè indosso, applico un sacco di acido ialuronico sul viso, ma non l'avevo mai utilizzato sul corpo e quindi questo è il primo prodotto appunto corpo che contiene acido ialuronico che sto applicando e mi sta piacendo un sacco. Non so perché sul viso lo applico da un sacco di tempo ormai, ma sul corpo appunto non ci avevo mai pensato. Questo è fantastico perché aiuta anche in caso di gonfiore, quindi quello che mi piace è applicarlo sulle gambe quando ho appunto una sensazione di gonfiore, gambe gonfie, caviglie gonfie, e questo dà una grossa sensazione di sollievo, quindi molto consigliato anche questo kit per il corpo. Vi lascerò il link a Freshly Cosmetics qua sotto nel box informazioni se volete dare un'occhiata. In particolare questo mese di novembre con il Black Friday vi potrà interessare perché ci sono delle offerte pazzesche. Infatti fino al 30 novembre ci sono gli sconti fino al 50%. Questi sono gli sconti più grandi che Freshly fa in tutto l'anno adesso a novembre. Quindi se volete provare qualche prodotto, questo è il momento giusto per farlo. Ok, oggi niente trucco perché ho fatto tipo 10 giorni senza una pausa dal make-up, quindi direi che oggi è il caso. Ho messo solo il contorno occhi e la crema idratante, quindi oggi domenica relax, facciamo respirare la pelle e adesso vado a fare questo reso da Zara e naturalmente poi è uscito anche un po' il sole, quindi questa cosa ci piace. Eccolo, un po' di cielo azzurro c'è. Figata. E ovviamente, come sempre, faremo anche un saltino da Starbucks. Non mi ricordo mai qual è stata l'ultima borsa che ho usato, perché ovviamente sono tutte vuote tranne una, e quindi cosa faccio? Lascio le chiavi di casa vicino, così mi ricordo. E questa è la borsa che ho utilizzato per ultima e la useremo anche oggi, la boy bag nera, che non usavo da un po', ma ultimamente mi è tornata un po' la fissa per le boy bag. Non devo dimenticare la mascherina perché sono di nuovo obbligatorie da sabato scorso al chiuso, solo al chiuso, però appunto devo di nuovo ricordarmela perché ero abituata ormai da mesi a non utilizzarla più qui in Olanda. Anche se domenica c'è un bel po' di gente, tutti i negozi qui sono aperti, almeno in questa zona, in super super centro c'è Primark e tra un po' c'è Zara. Vado a restituire due cosine, ci siamo quasi. Ho un cappotto e un maglione da restituire che proprio non mi piacevano, che ho preso online. Ci siamo. Sono da Starbucks e c'è una fila allucinante. Ma vabbè, ce la faremo.
Ed è arrivato anche il menù natalizio. Ci sono tutte le cosine natalizie che vorrei veramente assaggiare, tipo il stroopwafel al latte, oddio, cioccolata calda al brownie, no vabbè. I dolcetti qui da Starbucks sono sempre meravigliosi. Notare la torta all'oreo, ragazzi, cioè. Notare che hanno già l'albero di Natale qua, fantastici. Ed eccolo qui, ragazzi, il mio white chocolate mocha con menta, adoro. E godiamoci queste lucine natalizie bellissime. Sono troppo belle le decorazioni, cioè guardate che roba, bellissime. Adoro. Penso che me ne tornerò a casa prima che scenda il diluvio universale. E piccola passeggiata lungo il canale per tornare a casa. Qui vedete c'è pochissima gente in confronto alle vie più trafficate dello shopping. Qui c'è una pace bellissima, anche se fa buio tipo alle 4 e mezza, ma bellissimo. Tornata a casa, ho evitato il diluvio per un secondo, appena sono entrata nel portale ho iniziato a diluviare in una maniera assurda, quindi e vai. E adesso, ah, tra l'altro non vi ho fatto vedere perché ieri ho fatto un nuovo tattoo. Qui adesso è coperto, ma ve lo farò vedere non appena guarisce, ovviamente. Però, siccome ieri appunto ho fatto il tattoo, vi ho filmato qualche scena che volevo introdurvi in questo vlog, perché ieri non ho filmato un vlog, però sapevo che l'avrei filmato oggi e quindi volevo poi inserire le clip del tattoo. E non so perché, così potete vedere me che fingo di non sentire dolore, cioè in realtà non è stato tanto doloroso. E quello sul polso è stato molto molto peggio, pensavo peggio qui in questa zona, devo dire, perché l'ho fatto qui. Comunque vi lascio adesso le clip del tattoo. E nel frattempo, non appena torno a casa, come sapete, tolgo subito gioielli e tutto, mi metto in pigiama e mi metto comoda. Oh, un pochino senti il fastidio. Beh, no, ma fa fastidio. In realtà sono così solo in videocamera, poi quando spegniamo piango. Bellissimo. Dici sempre, dai che manca un minuto. Dai che manca un minuto. Un minuto abbiamo finito. Abbiamo quasi non finito. No, 5 minuti, dai, 5. Davvero? Adesso 5. Hai detto 5 e un quarto d'ora fa. No, non è vero. È vero che voi tatuatori o vi rifiutate di fare i tatuaggi di coppia? Oppure li fate ma già vi preparate come coprirli? Con le cover, esatto. Noi, anzi, noi ci guadagniamo di più. Noi incentiviamo, esatto, così ce ne facciamo due. Bastardi, come incentivate? Sì, perché così. Tipo uno si mette con una tipa da 2 giorni, lo vuoi il tatuaggio? Lo vuoi, esatto. Perché poi tanto sappiamo che prima o poi verranno a farselo coprire. Quindi è il doppio del lavoro. È giusto. È tutto... è marketing. Ma cioè, ma ti succede che tipo uno se lo fa e poi il matematico che se lo venga a coprire? Quasi sempre? No, sempre no, cioè a volte vanno anche a finire bene o comunque se non se lo fanno coprire. Ah, ok. Però no, c'è successo. Mamma sì, mia. Sì, sì, più e più volte. Mamma mia. O anche di chi si tatua, tipo non so il nome o la data, per riconquistare. Oh. In realtà si sono già lasciati. Oddio, questo è ancora peggio. Esatto. Cioè, qui è borderline, c'è un problema, tipo, sei un po' fuori di testa. Beh, lì ti giochi tutto. Mamma. Se va bene... No, ma se io uno lo mollo perché non mi va di stare con lui, questo si fa un tatuaggio con il mio nome, penso che è fuori tanto. Cioè, mamma mia, che paura. Noi eravamo, dai, no, vedrai che lo riprende. Tu lo incoraggi, no? È esatto. Chiaro. Mi dici, al massimo ci aggiungi qualcosa accanto, no? Esatto. E pensi che mi è proprio successo a me, nel senso. E poi ci è riuscito a riconquistarla? Sì. No! Ed è tornato anche. No, vabbè. È tornato anche tipo 3-4 mesi dopo a farsi il ritratto di loro due che si baciano, tutto nel petto. E adesso stanno ancora assieme, spero, perché. Non lo so. Ok,
questa ero io durante il tatuaggio. Comunque, appunto, non appena guarisce completamente, perché ovviamente adesso si deve fare ancora la crosticina, non appena guarisce devo metterci il pantenol, insomma la crema 2-3 volte al giorno. Appena guarisce, naturalmente ve lo faccio vedere, magari in un vlog o in un video dedicato ai tattoo, insomma ditemi voi, penso in un vlog perché già avevo fatto il video dedicato ai tatuaggi. Adesso comunque mi ordino una pizza e mi guardo l'ultima puntata di Midnight Mass su Netflix, dopodiché sono senza serie TV, ma in realtà mi avete dato un sacco di suggerimenti super super preziosi, mi sono segnata tutto, tra cui mi avete consigliato in tantissimi la serie You, che io vi devo dire ho evitato di vedere solo per il protagonista, che se non sbaglio è lo stesso attore di Gossip Girl, perché mi sta diviso, completamente antipatico dai tempi di Gossip Girl, e quindi quando ho visto che è uscita questa serie, nonostante la trama mi interessasse molto, non me la sono mai vista, proprio perché lui mi sta antipatico come attore, però non ha una logica sua questo discorso, perché magari invece è una serie TV strafiga, quindi inizierò a vederla perché me l'avete consigliata veramente in tantissimo. Ma comunque mi avete dato un sacco di consigli super preziosi, alcuni mi hanno consigliato cose che già ho visto, tipo Gossip Girl, tipo Breaking Bad, tipo Lost, ragazzi, io ho già visto tutto, cioè mi dovete consigliare serie TV nuove, perché quelle vecchie le ho già viste tutte. Quindi mia family, io mi sa che vi saluto qui, appunto perché dopo cena mi metto a montare subito questo video, così non finisco tardi. Oggi è proprio domenica, super super in relax, e vi saluto qua, vi mando un bacio gigantesco, come al solito venite qua che vi abbraccio forte forte forte, noi ci vediamo al prossimo video, vi voglio bene. E qui c'è anche un gattino tutto bianco che vi vuole salutare, che si becca le coccole. Ciao, buon video, ciao ragazzi, ciao.